disastri vanno stroncati sul nascere, diceva. Invece io ero un disastro che insisteva a vivere, un disastroso attaccamento alla vita, un disastro che non si faceva stroncare. Il mio respiro insisteva, continuava a seguire il battito del cuore. Impossibile continuare, impossibile non continuare, impossibile. Ma niente è impossibile, proprio perché la vita trova una via verso la luce, come i fili d'erba che squarciano l'asfalto, come il respiro che torna ad accarezzarci i polmoni, come un bimbo nato prematuro che si aggrappa a ogni battito. È un testo di dolore e fatica, speranza, paura, nuovi inizi, quello che ha aperto la nuova stagione tra Sacro e Sacromonte, stavolta la 14ª cappella, per accogliere un pubblico più vasto e meglio distribuito, salutato dalla grandiosità della vetta e dalla potenza di Amen, lavoro di Massimo Recalcati, psicanalista, accademico e qui drammaturgo. Amen è una parola antichissima che porta con sé il ritmo, il battito della vita e della morte. È la parola che benedice lo splendore del mondo, ma anche l'ultima parola, quella che segnala il congedo dalla vita. Amen parla di questo, parla del battito continuo che alterna la vita e la morte, l'apertura e la chiusura, il battito del cuore, il battito del passo. Sul palco, nella produzione del Teatro Franco Parenti, Marco Foschi, accompagnato da Federica Farcassi e Danilo Nigarelli, scanditi dalla chitarra di Paolo Spaccamonti. Battiti, attimi, passi, congedi, benedizioni. Amen si dice per l'addio di una persona e anche per, e così sia, però anche per un accadimento. È una parola che benedice, non solo una parola che accompagna verso la fine. Insomma, anche quest'anno il dado è tratto nel migliore dei modi. Tra Sacro e Sacromonte quindi cresce, continua a crescere sia dal punto di vista del pubblico che dal punto di vista della qualità, insomma, del racconto, e speriamo che possa davvero diventare sempre di più un punto, uno sguardo importante sulla cultura per tutta la città, me lo auguro.